La Gazzetta del Mezzogiorno. Nardò, due arresti per rapina a gioielleria. Davide Di Lena, di 23 anni di Brindisi, e Marco Russo, di 21 anni di Pompei, sono stati arrestati dalla polizia quali presunti responsabili di una rapina compiuta il 3 agosto scorso in una gioielleria di Nardò. I rapinatori minacciarono con una pistola il proprietario e immobilizzarono tre commesse. Fuggirono con preziosi per un valore di 160.000 euro. Nuovo quotidiano di Puglia. Lecce, bocciato in prima elementare, il TAR lo promuove in seconda. Bocciato dalla scuola, promosso almeno per ora dai giudici, è accaduto ad un bambino di Lecce della prima elementare. A fare ricorso sono stati i genitori del bambino che ha frequentato la prima classe di una scuola primaria di Lecce, che alla fine dell'anno si sono visti notificare a casa il giudizio di non ammissione alla classe seconda. Lecce prima. Truffa con i buoni pasto falsi, denunciati per la seconda volta. Sono riconducibili ad un 35enne di Como e ad un crotonese di 10 anni più giovane. Già deferiti per un fatto analogo scoperto a Veglia a fine agosto, i ticket per 500 euro usati in due supermercati del centro cittadino. Salento Report. Lerda, con il Treviso, gara insidiosa e da non sottovalutare. 20 i convocati. Conferenza stampa del sabato affidata come ogni settimana a Mister Lerda per presentare la gara di Treviso, quarta giornata del campionato di Lega Pro. Si inizia subito chiedendo al Mister Giallorosso con che squadra scenderà in campo e chi giocherà al posto dell'infortunato Jeddah. Lerda non nasconde i suoi dubbi di formazione. Pia potrebbe essere un'alternativa per non cambiare modulo, ma potrebbe scendere in campo Foti anche se non ancora in condizione o uno tra Malcore e Falco. Corriere Salentino. Inseguimento in pieno centro. Banditi abbandonano l'auto e fuggono a piedi. Inseguimento per alcune decine di metri nel cuore della notte, in pieno centro a Campi Salentina, con due persone fuggite ed un'auto sequestrata. È il bilancio di un'operazione compiuta dai carabinieri del Norm nelle scorse ore. Secondo quanto ricostruito, una gazzella dei militari ha incrociato una Fiat Uno vecchio modello, risultata rubata alcuni giorni fa a Lecce. Alla vista della pattuglia, il conducente del mezzo ha accelerato cercando di seminare i carabinieri. Con i militari alle loro calcagne, i passeggeri hanno abbandonato l'auto allontanandosi a piedi, riuscendo in tal modo a sfuggire al controllo. Un saluto a tutti i salentini in Italia e nel mondo. Appuntamento a domani con la rassegna stampa di salentoreport.it.